Il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli è nato nei primi del Novecento, quando si facevano gli scarponi per l'esercito. I ciabattini diventarono poi piccole aziende artigiane. Negli anni 70, da questa esperienza, nascono delle imprese che producono calzature da donna di alta moda che diventano eccellenza nel mondo. Oggi sono presenti su questo territorio 10 imprese che impiegano più di 2.000 lavoratori. Il tradizionale orario spezzato in uso nel distretto non risponde più alle esigenze quotidiane dei lavoratori, che ricercano realtà elastiche in termini di orari e servizi. In particolare, il passaggio da famiglia allargata a famiglia nucleare mette in crisi le donne lavoratrici, che non riescono a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Il distretto della felicità mira a rendere ancora attrattivo il lavoro nel nostro territorio. Abbiamo ideato una serie di servizi che tendono a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Diverse aziende hanno ridotto la pausa pranzo anticipando gli orari di chiusura. L'amministrazione comunale ha rivisto gli orari nelle scuole primarie, nei centri diurni per anziani e ha favorito quelli dei servizi bancari e dei medici di base. Il distretto della felicità coinvolge oggi una decina di aziende e oltre 1.000 lavoratori. In futuro sarà la contrattazione aziendale a dare risposte ai nuovi bisogni di welfare che il lavoro richiederà. Attraverso una gestione responsabile del rapporto di lavoro si crea un'attrattività per giovani e donne, rendendo così possibile quel trasferimento del sapere fra generazioni che rende unico il nostro territorio.